Buongiorno a tutti. Oggi parliamo di un'altra delle palette color della serie Color Focus, Smoke and Mirror, che è questa qua. Adesso vi lascio al tutorial di questi due look, che infatti, come potete notare, ho gli occhi diversi. Ci vediamo più tardi per le considerazioni e eventuali pregi e difetti della palette. A dopo! Utilizziamo questo ombretto come prima transizione e lo sfumiamo particolarmente bene rimanendo verso l'attaccatura delle sopracciglia. Con lo stesso ombretto scuriamo la rima ciliare inferiore e proseguiamo congiungendo con la prima transizione. Applichiamo questo ombretto appena al di sopra della piega palpebrale, sfumandolo particolarmente bene con un pennellino a penna. Con lo stesso colore intensifichiamo la rima ciliare inferiore e congiungiamo con la sfumatura superiore. Ammorbidiamo i bordi della sfumatura più scura con il colore che abbiamo utilizzato per la prima transizione. Scuriamo l'angolo esterno dell'occhio portando la sfumatura verso la parte centrale della palpebra mobile. Applichiamo il medesimo colore con il dito, diffondendolo sulla palpebra mobile per creare una base per i successivi ombretti. Applichiamo questo ombretto azzurro metallizzato molto tenue sulla parte centrale della palpebra mobile. Applichiamo l'ombretto argento metallizzato nella prima parte della palpebra mobile, sfumandolo verso la parte centrale. Utilizzeremo questo ombretto per creare i punti luce all'angolo interno dell'occhio e sotto l'arcata sopraccigliare. Applichiamo ancora un po' di ombretto scuro all'angolo esterno dell'occhio per dare maggiore tridimensionalità al trucco. Come ultimo passaggio utilizzeremo l'ombretto nero come se fosse un eyeliner per intensificare e quindi scurire la rima ciliare superiore e la rima ciliare inferiore. Applichiamo questo ombretto come prima transizione appena al di sotto dell'arcata sopraccigliare. Con lo stesso ombretto creiamo continuità diffondendolo nella rima ciliare inferiore e portando la sfumatura verso quella superiore. Applichiamo questo ombretto come seconda transizione rimanendo sempre appena al di sopra della piega palpebrale. Con lo stesso ombretto scuriamo la rima ciliare inferiore. Sfumiamo questo ombretto all'angolo interno dell'occhio portandolo verso la parte centrale della palpebra mobile. Stessa cosa faremo all'angolo esterno dell'occhio portandolo verso la parte centrale della palpebra mobile per creare maggiore tridimensionalità. Con questo ombretto sfumiamo i bordi del blu più scuro per far sì che non ci siano stacchi netti. Applicheremo il blu più scuro della palette per creare maggiore zona d'ombra sia all'angolo esterno dell'occhio che all'angolo interno dell'occhio. Con il blu più scuro della palette intensifichiamo anche la rima ciliare inferiore.
Applichiamo questo ombretto nella parte centrale della palpebra mobile rimasta libera. Per avere una sfumatura più omogenea, sfumeremo il blu verso la parte centrale della palpebra mobile. Ora creiamo i punti luce all'angolo interno dell'occhio e sotto l'arcata sopraccigliare utilizzando il bianco metallizzato. Come ultimo passaggio, scuriamo la rima ciliare superiore e quella inferiore utilizzando un pennello da eyeliner e l'ombretto nero. Il prezzo in primis è sempre sulle 13 euro. La presa degli ombretti è buona perché i colori sono esattamente come si presentano in cialda. Gli unici che vi devo dire che vi possono ingannare: questo blu è più chiaro di quel blu lì. Nel tutorial che io vi ho fatto, l'unico colore che non ho utilizzato è questo blu elettrico, perché mi ricordava quello della Night and Day come blu. Quindi, avendolo già utilizzato in quel tutorial, non mi sembrava il caso di rifarlo. I matte sono da costruire, sono da lavorare molto bene. In primis il blu, partiamo da un presupposto, è una di quelle tonalità nel make-up che è difficile formulare, perché tendenzialmente troviamo dei blu o che non scrivono o che fanno macchia. Che voi prendiate low cost, high end, non c'entra niente, è proprio un discorso di difficoltà di formulazione. Questi sono belli, però dovete avere tanta pazienza. Seconda cosa, per la mia esperienza, che per me non rappresenta un problema, ma c'è chi potrebbe dirmi no, è una cosa che non toglierò. Se tenete su questi look per tante ore, se avete come me la palpebra un filino sebacea, dove avete le pieghe tenderà a spostarsi leggermente, quindi durante la giornata bisognerebbe fare dei ritocchi. Io ve lo dico, onde evitare che possiate trovarvi scontenti. Però per il resto, essendo dei blu, essendo comunque 10 colori, sempre un grammo e mezzo, sempre a 13 euro, trovo che sia un'ottima palette anche questa. Palette del genere, io penso subito a dei look strong, non penso a dei look sobri, come quelli che ho fatto, cioè non sono dei look, da dire, sì, leggerini, tranquillini, no, a me piace che si vedano così, cioè, mi garba molto. Direi che sono veramente belli metallizzati, oltretutto io li ho usati tutti asciutti, e senza base glitter. Se doveste mettere la base glitter e usarli bagnati, potete solo immaginare cosa possa venire fuori. Adesso passiamo agli swatch. 1, 2, 3 e 4. Metallizzati, un bianco e un argento, si vede? Sì, si vede anche la differenza? Penso di sì. L'argento è un bel argento a specchio. Questo blu, che è più chiaro rispetto a quello di prima, il rosa duochrome e il color jeans. Voilà. Tornando alla valutazione della palette, mi è venuta in mente una cosa. Questa palette potrebbe assomigliare, a parte il rosa duochrome, potrebbe assomigliare o voler ricordare quella sui toni del blu, la mini di Huda Beauty. Con la differenza che quella la mini costa 30 euro. Questa qui, grande così, ne costa 13. Allora, non vi starò qui a dire che è una di quelle palette con i migliori blu che ho trovato. Però vi sto a dire che è la migliore sui toni del blu low cost che per il momento ho trovato. Perché questi blu non hanno niente da farsi insegnare dai blu di Huda Beauty. I blu di Huda Beauty non sono migliori. Ho trovato le stesse, tra virgolette, difficoltà nel doverlo stendere lavorandolo. Questa mi ha creato meno problemi di macchie. Quando depositate il prodotto cercate di sfumarlo, ma non si sfuma. Questa, partendo sempre dal presupposto, abbiate l'accortezza di, se dovete utilizzare i colori più scuri per fare le ombre, badate bene che non ci siano altri ombretti al di sotto, perché altrimenti potrebbero non aggrappare bene l'uno sull'altro, soprattutto quando in concomitanza utilizzate magari un satinato e poi al di sopra un opaco.
potrebbe fare degli scherzettini. Una soddisfazione, sì. È una bella palette, perché è anche bella da vedere. Io adesso non so poi che gusti abbiate, se avete i miei stessi gusti, però a me queste palette fatte così piacciono veramente tanto. C'è lo specchio anche in questa, non starò qui a ciecarvi facendovelo vedere. Cioè, a livello estetico, parliamoci a livello estetico. Esteticamente, sono belle. Cioè, non è quella palette che dici, li hanno disposti un po' così gli ombretti. No, sono anche belle da vedere. Adesso vi dico un'info che è una chicca. C'è la possibilità di acquistare il pacchetto completo, a parte questa qui blu, perché questa non è compresa, ma vi hanno messo all'interno quella sui toni del rosa che io devo ancora farvi vedere. 5 palette per 40 euro. Quindi se volete valutare tutte e 5 le palette, penso che sia un'ottima opzione. Non mi dilungo troppo in chiacchiere, perché dopo che avete visto l'utilizzo, poco rimane da raccontarvi. Vi posso sempre dire che sì, come sempre, le cialde fanno kickback, sì, nella stesura, sempre solito discorso, io non sbatacchio il pennello e quindi fanno fall out nella stesura, fanno fall out, ma truccate sempre prima gli occhi, anziché fare la base come primo step, il problema non sussiste. Kickback, sì, nelle cialdine fa kickback, quindi trovate un po' di ombretto, tra virgolette, sbriciolato quando passate il pennello, ma basta un soffio di sospiro e se ne vanno queste bricioline, e non perdete dei grammi di prodotto, quindi non è quello un, a mio avviso, un punto a sfavore della palette. È una bella palette? Sì. È travel friendly? Sì. I colori rimangono come si presentano in cialda, quindi non cambiano tonalità una volta prelevati e distribuiti sulla palpebra? No, rimangono uguali alla cialda. Metallizzati, si possono prelevare sia col pennello sia con le dita? Sì, si può fare. I matte sono sfumabili? Sì. Ve la consiglio? Sì. Piuttosto che comprare quella di Huda Beauty, sì. Perché col prezzo di una di Huda Beauty, se trovate il periodo giusto, riuscite a portarne a casa 3 di queste. Non sono una loro rivenditrice, io ve lo dico perché vi parlo delle cose che piacciono a me. Nel senso, non mi troverete mai a parlarvi di una palette che non mi piace, perché se non mi piace non l'acquisto direttamente, ma perché trovo che un acquisto debba soddisfarmi. Avrebbe poco senso comprare qualcosa che so già che non mi piace solo per dirvi, roba schifosa questa qua. Se io prendo una palette low cost e ve ne parlo qui, è perché è una di quelle low cost che ne vale la pena. Se io poi ci ho preso la fregatura, a parte che fortunatamente non mi è mai successo per il momento, perché la fregatura è sempre dietro l'angolo. Cosa? D'accordo, sono calma, sto bene. Io vi creo i look prima di parlarvi della palette, perché riuscite anche voi a farvi un'idea se è la verità quello che vi sto raccontando. Perché se un ombretto fa macchia, se un ombretto si stende male, io non sono Pat McGrath, non riesco a risistemare il tutto, quindi si vedrebbe, e si vedrebbe in maniera palese. Tornando al succo della cosa, che sennò poi mi perdo nelle mie divagazioni. Non ho altro da dirvi, se non che vi lascio gli swatches, anche quelli canonici, fatti sul braccio. Chiaramente la fila superiore sarà sempre quella con sotto il primer, quella inferiore sarà quella senza primer. Volete la suspance? Ma io ve la faccio vedere, dai. Sono brava, ve la faccio vedere. La prossima è questa. Però al dentro non ve lo faccio vedere, se no è finita la pacchia. Se no per la prossima volta. Grazie. Alla prossima. Ciao.